Sono tra Claudio e Maurizio. Claudio è una new entry nostra, stamani è un amico di Maurizio ed è un cronista di Radio Bruno, giusto? Sì. Fai l'Arezzo e quindi, visto che Maurizio ci capisce poco, ha chiesto l'intervento. L'Arezzo a Pistoia doveva convincere, c'è da lui però prima, c'è riuscita? Ha convinto ma non ha vinto, che era alla fine l'unico obiettivo che l'Arezzo poteva avere per cercare di riaprire un campionato che altrimenti sembra già irrimediabilmente chiuso. Ha convinto nel senso che ha fatto una prestazione sicuramente penso la migliore dall'inizio del campionato, la più convincente. Purtroppo ci è arrivato con troppi punti di svantaggio e con qualche defezione di quelle pesanti, vedi Essussì, insomma, che si è beccato queste tre giornate di squalifica, tra l'altro credo anche esagerate, perché alla fine sì, c'è stato questo, si sono messi le mani in faccia, ma più che altro si sono trattate di spinte, insomma, chi era allo stadio l'ha visto benissimo, tre giornate sono francamente esagerate. Però ecco, sicuramente il giocatore più pericoloso dell'Arezzo è mancato nella partita più importante del campionato e sicuramente anche questo ha avuto il suo peso. Che le botte, perché lui non gli interessa niente adesso, dico Claudio, Io ti do le dà le botte, botte ma così, non è cioè. mica normale. No, Cioè, questo io veramente ha sì, qualche vabbè, problema. ma scusa, secondo te se faccio trasmissioni con te, ci sarà un motivo, dei problemi ce l'ho, questo è normale. No, volevo ripetere il discorso di Claudio per dare proprio la versione mia. Di chiaramente intenditore, Scalpitante. scalpitavo, no, l'Arezzo ha detto bene, per me ieri l'altro è stata la conferma che abbiamo una squadra all'altezza della Pistoiese, quindi la partita domenica ha aumentato i rimorsi per i punti che abbiamo lasciato sulla strada e anche questo ormai lo diciamo da un po' di tempo, non è che pone diciamo, a favore del mister, l'Arezzo ha dimostrato di essere la squadra all'altezza della Pistoiese, l'aspetto psicologico nel calcio è fondamentale, il gol subito dopo 2 minuti ha in effetti indebolito la squadra di Pistoia, l'Arezzo ha giocato una buona partita, poteva raddoppiare, raggiunto il pareggio anche in virtù delle mosse che ha fatto l'allenatore della Pistoiese Morgia, che sinceramente fa delle mosse calcistiche intelligenti, l'Arezzo non ha saputo replicare perché anche domenica, lo devo dire, è la prima sostituzione del mister a Toto Cartelli che era il miglior giocatore in campo, cioè ci sono sempre delle mosse che vanno un po' controcorrente. L'Arezzo ha dimostrato di essere una grandissima squadra, speriamo di arrivare almeno secondi perché secondo me raggiungere la Pistoiese con 7 punti di vantaggio sarà impossibile e giochiamocela tutta sulla Coppa Italia che potrebbe aprire forse anche dei scenari differenti a inizio anno. Devo dire, ecco, noi lamentiamo sempre di Arezzo, ma anche Pistoia l'ambiente è stato veramente squallido, scusami questo, una squadra, una società che ha giocato anche in Serie A. Con una biglietteria veramente ridicola, due biglietterie aperte per 500 persone, la partita è iniziata con 10 minuti di ritardo volutamente perché ancora c'era gente a Ma fare tu hai detto, biglietti ma fai perché passo quella avevano tua finito volta. anche i tagliandi, cioè veramente anche Pistoia Ha avuto anche purtroppo. problemi per gli accrediti, i giornalisti d'Arezzo, solo quelli d'Arezzo Ma chiaramente, questo lui è noto. fa, a parte che è un sacco di soldi, quindi per lui pagare lo biglietto allo stadio è un No, ha detto bene pelambolo. dell'accredito, perché io ho l'accredito che ritorno, ma l'ho buttato fuori, non so come mai. Mi ho fatto vedere anche Ma la tua. sai, una cosa divertente, siamo andati a Colle Valdelsa. A Colle Valdelsa ci siamo presentati chiaramente con largo anticipo, siamo andati a prendere gli accrediti, l'unico che c'era era il mio. Perché? Perché la richiesta non veniva da Arezzo, ma veniva da chiaramente Allora, fuori ha città. detto che ritorno, ha detto via, ma faccia le battute. State dicendo che Arezzo è una città di merda tra tutte e No, due. dato che ci lamentiamo sempre sia dello stadio Arezzo, delle Ma poi condizioni, è della anche struttura, peggio, devo eh. dire che anche Pistoia cioè, mi ha lasciato sorpreso. Una squadra, ho detto, una società che è stata fondata nel 1921, che ha giocato in Serie A, quindi va bene, così, ridi, te caccio, non sai niente. Nel 1921. Vabbè, ma come si fa a fare trasmissione così? Claudio, Oh, te ce la fai, mica io. no, lo chiedo a te, perché Ascolta, ma come possibile? Come prendete possibile? la radio Bruno. Ma io A fa guarda, l'orso. lui, A fa Bruno, l'orso no, guarda, come Bruno. orso Bruno, scusa, ma ti vede meglio a te, devo dire che la Rita sta facendo risi stamattina, la Rita Senti, si è fatta. sa continuare il cabaret o si Il saluta? cabaret è finito, ringraziamo Sansepolcro, allora, perché ha pareggiato con la Pianese, Roberto Faria, la Pianese è una grossa squadra, Ma il Sansepolcro è una squadra fondata per loro nel di che 17. piano? La Pianese ha un grosso allenatore. Grosso, anche noi abbiamo un grosso conduttore, ma Ascolta, ma di che piano? La Pianese, di che piano è? Ecco, come fai a parlare?
palla di calcio, capito? Questo è la Pianese che fa. Comunque il Sassuolo ha fatto una bellissima partita, parlo io. Piancastagnano. Nell'Amiata. Rinesce localizzata nell'Amiata. Ci dai. Con Claudio è stata una bella trasmissione, vero? Ci si va a fare anche la prossima volta. Te lo lascio. Ecco, te fa, vai via, dai. Perfetto. Finiamo noi. Della prossima trasmissione saremo con Claudio, che almeno parla di calcio, perché se la Pianese che piano è, come si fa? Va bene. Salutiamo tutti e buona giornata. Buona giornata. Forza Arezzo, sempre.